socialmente utili. Diego Fusaro. Ma io inorridisco a vedere la spietata volgarità di queste affermazioni fatte poc'anzi dall'amico leghista che irride i lavoratori, che sono una categoria oggi. Non irrido nessuno, penso però che le persone debbano fare i concorsi se vogliono entrare nella pubblica amministrazione. Mi lasci parlare per cortesia, questo è un paese che sta offendendo quotidianamente i lavoratori e lei e il suo partito, se fate così contribuite ulteriormente a farlo, il lavoro deve essere difeso fino in fondo, questo è un paese che per Costituzione è fondato sul lavoro e deve continuare ad esserlo. Inutile continuare a fare le battaglie che avete fatto per la Costituzione se poi siete i primi a offendere volgarmente il lavoro su cui si fonda questa Repubblica. Punto secondo, è inaccettabile una società in cui vi sia la ricchezza di alcuni che coesiste con la mancanza del necessario per altri. Io non ho nulla contro il signor Amiconi, che anzi è pure simpatico nel nome. La cosa inammissibile è una società in cui siano permessi i vitalizi per alcuni e in cui altri invece non possano arrivare a fine mese o vi arrivino mediante stenti. Questo è il punto fondamentale. Occorre andare a tassare le transazioni finanziarie, rimuovere i vitalizi, fare una politica sociale che privilegi l'interesse nazionale dei lavoratori e dell'imprenditoria piccola oggi in sofferenza. Questo è il punto fondamentale. Anziché continuare ad andare a colpire linearmente i diritti del lavoro e della piccola impresa italiana che sta morendo grazie alla politica. Di austerità depressiva. Scusate un attimo, la questione non è questa. Vi state confondendo le idee, secondo me. Il problema, cari signori italiani, politici, il problema è serio. Lo volete capire questo? La gente sta andando a rovistare dell'immondezza, lo volete capire questo? La questione è drammatica per tutti. Se voi parlate tra di voi e vi cervellate le cervella così, noi non ci possiamo fare niente, non è colpa nostra. Quello che stiamo chiedendo noi, che ci venga ridata la dignità, il lavoro, oltretutto nel nostro paese. È inutile che voi volete martellarvi il cervello quando non sta funzionando bene una cosa. Noi siamo gente povera, in Italia non ce la facciamo più. Non abbiamo più bisogno di ascoltare le stesse cose ogni tanto al giorno. Non è fattibile questo. Siamo arrivati alla miseria. Noi richiediamo la nostra dignità, il lavoro, anche lo stesso, nello stesso nostro paese. Ma nessuno mette in dubbio questo. Per tutelare il lavoro, tuttavia, occorre una politica che si faccia carico della classe lavoratrice anziché continuare a umiliare. Senza politica, caro amico, non si va da nessuna parte. No, mi scusi, ci vuole un partito organizzato con degli intellettuali che assuma la classe lavoratrice come proprio soggetto di riferimento. È quello che oggi manca. Sto andando nella stessa direzione in cui va lei. Capisco che sia sfiduciato verso la politica o verso la politica esistente, ma in assenza di politica c'è solo l'economia capitalistica che continua a massacrare la sua classe lavoratrice per la quale è maggiore.